riuscivano, vincevano 3-0. Clementina Forleo è un giudice che fa ben sperare, non è l'unico naturalmente, ma fa ben sperare perché applica all'incontrario le regole del regime berlusconiano. Il regime berlusconiano che cosa ha insegnato in questi anni? Che se si trovi un marocchino imputato, lo devi condannare, meglio se per terrorismo, anche se non ci sono le prove, a prescindere, il marocchino si condanna, no? Così Calderoni è contento, eccetera. Mentre invece se ti trovi davanti un banchiere, un colletto bianco, uno che ha un reddito medio alto, laurea, ma anche non laurea, di Cucci, diciamo uno che ha un reddito medio alto, lo si assolve, no? Non lo si intercetta mai, perché sennò poi uno è costretto a procedere, perché se quelli li intercetti poi i reati saltano fuori, quindi niente intercetti e poi si assolvono, questa è la regola. La Forleo fa esattamente il contrario, cioè si trova un marocchino accusato di terrorismo, ritiene che non ci siano le prove e lo assolve. Poi si trova davanti Fazio, Fiorani, eccetera, e li intercetta, no? Quindi non ha capito niente proprio di come va il mondo, di che cosa che... Questa è una cosa che fa ben sperare, perché vuol dire che non sono riusciti... La nostra categoria dei giornalisti l'hanno completamente piegata, proprio è una... Non siamo riusciti a fare nemmeno un'ora di sciopero per la cacciata di Enzo Biagi, quindi figuratevi cosa ci vuole per far scioperare i giornalisti, salvo che per lo stipendio. Ma per i magistrati, per fortuna, hanno retto. Questa è una cosa che io non mi aspettavo e che è positiva. Chiusa la parentesi, per fortuna ne parliamo al passato. Ne parliamo al passato per quell'incidente di percorso di quelle cimici nei telefoni. Per darvi l'idea di chi è Ricucci, non c'è mica bisogno dei giudici, dei conti, degli scatoloni che li hanno trovato nel sottoscala, non c'è bisogno di niente, c'è bisogno semplicemente di un po' di letture lombrosiane, no? Se uno conosce Lombroso, vede la faccia di Ricucci, capisce che c'è qualcosa che non funziona, no? Perché uno dopo i 40 anni, come diceva Dostoevsky, è responsabile della faccia che ha, e lui non dire che ha una faccia che costituisce reato, no, quindi bisognava capirlo già dalla fisionomica di Ricucci. Ma poi no, lo dico perché invece non l'ha capito chi lo doveva capire. Cioè questo signore si stava prendendo il Corriere della Sera e c'era un silenzio di tomba. Ferruccio De Bortoli a maggio, il 15 aprile dell'anno scorso, prima dell'inchiesta, prima delle intercettazioni, scrisse sul Sole 24 Ore un pezzo che diceva: ma è possibile che l'opposizione non abbia nulla da dire sul fatto che un signore come Ricucci sta per impossessarsi del Corriere della Sera? La risposta fu un'intervista di Fassino che disse che bisognava smetterla di guardare con la puzza sotto il naso questi immobiliaristi, che non c'è differenza tra chi specula sul denaro e chi produce come industriale, cioè quindi chi crea posti di lavoro e fa prodotti è uguale a coloro che fanno soldi sui soldi, no? Manco più marxisti sono questi qua, infatti Montezemolo ha dovuto dire no, c'è una certa differenza tra la produzione e la speculazione. Montezemolo, no? Gli ha dovuto spiegare. Quindi Ricucci era funzionare alla tavola a tre punte delle tre scalate, quindi anche coloro che l'avevano sgamato non potevano parlare. Poi abbiamo anche sentito come parla Ricucci, e questo ve la dice lunga su quale lungimiranza aveva adottato colui che, o coloro che avevano scelto Ricucci per aggredire il Corriere della Sera, perché Ricucci viene intercettato e poi le intercettazioni vengono pubblicate fin dal giorno in cui la Consob scopre il concerto dell'Antonveneta, cioè scopre coloro che si sono messi d'accordo con Fiorani in segreto per fare incetta di azioni e superare così quella soglia del 30% oltre la quale non si possono comprare azioni se non lanciando un'OPA, un'offerta pubblica, per cui loro raggranellare, è la stessa cosa che ha fatto Consorte per la Banca Nazionale del Lavoro, che ha detto al telefono a Fassino: abbiamo il 51% senza lanciare l'OPA, è illegale, è una violazione della legge Draghi. E questa è la cosa grave della telefonata di Fassino: Fassino non gli dice che è illegale, Fassino prende nota, fa le somme, dice 2 17 più 5 più 2, ah sì, ne abbiamo il 51, ecco, questa è la cosa grave, non che dice
abbiamo e che non si rende conto che hanno violato la legge Draghi sull'Europa. Va bene, Ricucci accusato insieme a Fioran di concerto, si sfoga dalla Corso, si sfoga con il suo commercialista il 23 luglio. Perché? Perché lui, se fosse difeso da lui, avrebbe dichiarato l'alleanza con Fiorani, quindi è incavolato nero con Fiorani perché aveva voluto fare tutto a una, no? E quindi c'è questa telefonata fantastica col commercialista, di cui ci parla romanesco, il commercialista risponde in italiano, non parlo bene il romanesco ma cerco. Scusa, io ho comprato 4 milioni di titoli con 54 milioni di euro, con 100 milioni di linee di credito, ma posso non fissare una roba del genere? Ma qua stiamo al ridicolo. Allora è finito il mondo, eh? Do andare con Zop a mattina prima, no? Frazzoni gli risponde, ma poi tu cosa c'entri con gli hedge fund? Pausa. Hedge fund. Io non so manco che cazzo sono scherzi. L'assemblea è saltata lunedì, no? Il problema è di riappropriarci dei nostri diritti di voto per fare l'assemblea del 5 agosto. Avevo detto io, guarda che la cosa dalla lista, famo la lista, famo proprio tutte queste cazzate che tanto non serve a niente tutta sta roba. Stavamo a fare i furbetti del quartierino. Ecco, il furbetto del quartierino nasce in una telefonata dove lui denuncia l'illegalità di Fioraggio, lui è una specie di docente di etica nei confronti culturali che ha voluto fare le cose di nascosto, no? E poi va avanti e dice, allora, ma quando uno deve inseguire la strada maestra, ma a Napoli tocca via l'autostrada del sole, Roma Napoli, non è che tocca a naso a casine e fa tutto il giro, no? Io non lo so, guarda, io vado al manicomio, ma che uno ha rubato? Ma se io avessi rubato, uno si deve nascondere, ma che cazzo, io non ho fatto niente, boh, non lo so, una roba incredibile, uno non può credere in un progetto, io credo che il progetto della Banca Popolare Italiana, punto fine, no, dice, è il concerto, e sarà pure il concerto, ma che cazzo mi pregherete sul concerto, no, ma che è una cosa di penale, e io non mi sto a mettere con dei ladri, mi sto a mettere insieme a una delle più grandi banche italiane, quattro imprenditori che sono più rispettabili di noi, fino a prova contraria, i Lonati, i Minuti, questi stanno tutti a casa. La Popolare Italiana è quella che rubava ai morti, no? Quindi gente per bene. Basta, tanto te devi dichiarare perché ce l'avevamo rimasti solo noi questo cazzo del 5% o mezzo. Poi telefona a Gnutti e gli dà l'annuncio che sono stati beccati e che quindi da quel momento sono concertisti. Gnutti è il padano, Gnutti è bresciano. Prima frase parla di Gnutti e dice subito porca troia, ecco il suo, è la sua entrée proprio, è la sua parola da stile delle conversazioni, porca troia. Ricucci, allora da oggi siamo ufficialmente concertisti, e Gnutti, concertisti, ma che c'è di nuovo rispetto a prima? E niente, perché ora è ufficiale, no? Ci hanno fidanzati ufficialmente da oggi, eh? Gnutti, ma pensa a te, porca troia. Ricucci, allora quando io dico le cose di un mese fa, ho detto fa un patto di sindacato ufficiale, io te già dire, ma tanto lo dovremmo nascondere, è così piccolo, questa la risolviamo. Ma il problema di fondo è un altro, ma che hai detto stamattina l'intervista di quel deficiente dei Tronchetti Provera sulla Repubblica di stamattina? Gnutti, che ha un hangar con 100 Ferrari dietro la sua villetta a Brescia, ma non ha un solo libro in tutta la sua casa, risponde, no, nel senso che lui manco i giornali, legge, no? Quindi, hai letto l'intervista di quel deficiente dei Tronchetti Provera sulla Repubblica? Risposta, no, questi vogliono comprare il Corriere, ma non leggono i giornali, no? E legge della va che parla di legge, c'è tutta l'intervista del dottor Tronchetti Provera, che loro sono nel salotto sano, c'ha 45 miliardi di euro di debiti e il salotto sano, dice, ma è una roba incredibile, ma pensa te, porca troia. Questi sono quelli che dovevano prendere il Corriere della Sera, non so se mi spiego, e di fronte ai quali abbiamo assistito per mesi alla fonia totale della politica, perché ciascuno appunto aveva la sua scalatina da andare avanti. Pensate, finito, ma c'è un'altra frase di un'altra telefonata che è straordinaria, in cui Ricucci si lamenta perché si sente strumentalizzato da qualcuno, sanno che lui ha molta liquidità e quindi lo vogliono usare. Allora lui dice questo, ah oh, ma che volete fare? I frosci col culo degli altri? Questo è l'aspirante.